Allora, cari amichetti bolognesi, una volta, un mesetto fa, vi raccontai, no, che intorno al 93-94 che io ero fisso a Bologna, diciamo, passavo spesso da un'osteria, mannaggia, non mi ricordo la via, ma mi informerò e vi dirò. Da un'osteria che stava alle spalle di Piazza Maggiore, no? Ma non è che andavo perché mangiavo lì o bevevo, no, andavo perché era l'osteria frequentata da Lucio Dalla, Gianni Morandi, Mogol, Luca Carboni, giovanissimo con il codino. E io li vedevo spesso, no? E i ragazzi, li vedevo Mogol. Lucio Dalla, no, Mogol, Gianni Morandi, Luca Carboni, ma Lucio Dalla non riuscivo a trovarlo mai, mai, ragazzi, mai. Poi mi dicevano che ogni tanto andava a Vasco Rossi, il mio Vasco Rossi, e stasera si va da Vasco Rossi, e io neanche Vasco Rossi ho mai visto. Però Gianni Morandi era fisso, fisso là dentro, Luca Carboni era fisso, Mogol spesso, c'era spesso. E ricordo una serata dove feci una brutta figura perché si scendevano due scalini per entrare in questa osteria e io quei due scalini quella sera me li dimenticai. Quando vidi Gianni Morandi, andai diritto, no? Così, Gianni Morandi che stava seduto sul tavolo con i piedi sulla sedia, con la chitarra in mano e cantavano insieme agli avventori, no? Di questa osteria. Parliamo di osterie di una volta dove l'oste. Se avevi il bicchiere vuoto passava, ti versava il vino nel bicchiere perché il bicchiere vuoto non lo dovevi avere mai. E se dovevi mangiare l'oste non è che tu entravi, c'era il tavolo bello apparecchiato come adesso, no, lui arrivava l'oste, pum, da lontano ti buttava la forchetta. Così proprio quelle osterie di una volta, belle, che oggi non esistono più. Anche a Lecce ne avevamo qualcuna, oggi sono diventate tutte la tovaglia, quelle di una volta non le possono conoscere, i giovani, i giovanissimi non possono conoscere le osterie di una volta. E niente, mi ricordo che quella sera quando entrai non beccai Lucio Dalla proprio per questione di minuti, se n'era andato, che poi le persone che stavano in quell'osteria mi raccontavano che Lucio Dalla la notte non andava a casa, lui aveva una macchina con l'autista e dice che mentre all'autista gli diceva di guidare, l'autista guidava tutta la notte e lui stava dietro o che scriveva canzoni o che dormiva sul sedile di dietro. Queste cose sono tutte cose che mi raccontavano le persone di là. E chi meglio di un bolognese, no? Conosceva quelle cose. E niente, ragazzi, e Lucio Dalla c'ha quella canzone che fa attenti al lupo, ni na na na. E che è il lupo, ragazzi, che è il lupo? Il blasonato, il blasonato. Bla bla bla, mamma mia, che proprio mi prenderei a schiaffi da 3 minuti per dire tutta questa cosa per arrivare al blasonato. Quanto mi costate blasonarci? No, perché ragazzi, adesso no, la questione Calafiori si sta facendo interessante, molto interessante, perché ci sono tre club di Premier League su Calafiori, ovviamente la Juventus in confronto ai club di Premier League è come se stessimo parlando di un Inter in confronto a una Feral Pisolò, no? Con tutto il rispetto della Feral Pisolò che li ho accostati alla Juventus. Come vedete nei video adesso abbiamo quelli sguinzagliati, no? Dalla Juve. Nei miei video ci sono sempre, ogni giorno arriva lo Juventino che sta come pazzi perché non riescono a prendere Calafiori, non riescono a prenderlo. E vabbè ragazzi, quella valigetta con 25 milioni non è pesante, non è pesante. Dovete appesantire quella valigetta, ma deve essere più del doppio, più del doppio. E se superate, diciamo, quella soglia, no? Più del doppio della valigetta che avete adesso, potete entrare negli uffici di Sartori a trattare, perché non è che bastano quelli. Quelli ce li prendiamo come anticipo, poi è logico, entro un mese, 2 mesi ci dovete dare il resto. Altro che Calafiori, alla fine ragazzi, sono andati a prendere l'autogol di Calafiori. Quando ha fatto autogol Calafiori sembrava come se avessimo vinto gli europei per gli juventini, perché sapete che la metà degli juventini tifa contro l'Italia, no? Non lo sapete?
tranquilli. Io vedo tutti i video di, non so se conoscete Vessicchio, che incita proprio il suo popolo, la sua setta a tifare contro l'Italia. E niente, quindi ragazzi, quando ha fatto l'autogol Calafiori, c'è stato un urlo come se avesse segnato la propria squadra. Invece questa è gente marcia, non tutti, ragazzi. Ricordatevi, non facciamo mai di tutta l'erba un fascio, perché io conosco tanti juventini, sia di persona, sia che non sono bacati, sono persone normali che tifano Juve e quando devono dire qualcosa contro la Juve la dicono, non si fanno problemi, come quando io devo dire qualcosa contro il Lecce. Cioè, se voi dovete fare una critica al Bologna vi fate problemi, non sto capendo, cioè per forza dovete dire che una cosa va bene? No, se ci sono cose che non vanno bene, lo dite tranquillamente, no? Però grazie a Dio in questo momento le cose vanno tutte bene. È da un anno, no? Che le cose vanno sempre, non solo bene, vanno anche meglio. E questa cosa dà fastidio, dà fastidio. Il Bologna sta diventando una squadra oggi che dà fastidio, dà fastidio, dà fastidio. Soprattutto a chi non può competere con i prezzi di oggi del Bologna. Vi ho detto della boutique di Parigi, oggi andare a Bologna a dare nell'ufficio di Sartori è come entrare nella boutique, in una boutique del centro di Parigi, capite? Non stanno andando, vi ho detto, in una salumeria di pakistani, però loro pensano questo, loro pensano questo. E ci rimangono male quando non arrivano al risultato. Ora, aspettiamo che finiscano gli europei per Calafiori, aspettiamo che finiscano gli europei perché lì, ragazzi, lì ci sarà un'asta per Calafiori. Un'asta dove la Juve non potrà partecipare, non sappiamo neanche se la inviteranno, però non potrà partecipare perché se una squadra di Premier League fa un'offerta qualsiasi, durante un'asta parlo, se la fa adesso magari ti danno 50 milioni, 45, ma se la fanno dopo gli europei, all'interno di un'asta una eventuale offerta partirebbe già da 60 milioni, ok? E si scannerebbero. Si scannerebbero, alla fine ci sarà quello che offrirà di più e Calafiori riusciremo a venderlo a più di quello che costa, ok? Perché? Perché c'è Sartori, non vi tirate giù, non, cioè, dovete fidarvi della società, proprio voi dovreste fidarvi, capito? Proprio voi bolognesi, non posso essere io a dirlo a voi. Avete un signor direttore, il più grande di tutti, ok? Non dovete, dovete stare calmi. Ora per chiudere, ragazzi, ieri un amico, che io vi ringrazio, no, poi perché mi tenete sempre al corrente, mi arrivano davvero tante mail da voi, ho fatto bene a lasciare la mail nel profilo, così tutti ce l'avete, se avete qualcosa da dirmi me la dite, come fa il mio amico Yuri, per esempio. Ogni tanto mi arrivano spesso queste, anzi scusate se nomino solo Yuri, però me ne arrivano tantissime, dove mi date le ultime notizie, dove, davvero grazie perché poi queste ultime notizie io le metto all'interno, cioè è logico che vado, le verifico, no? Leggo e poi le inserisco nei video. Quindi a quanto sembra, Gosens ha rifiutato. Cioè, il Benfica si è ritirato dalla corsa a Gosens, il Bologna ora dovrebbe affondare il colpo, certo, aggiungerà qualcosa in più, qui però dovrebbe affondare il colpo. E adesso mi ritorna il sorriso, perché ieri, giuro ragazzi, quando ho letto che Gosens era vicino al Benfica, mi stavo un attimo innervosendo, perché Gosens è davvero tanta roba, prendere Gosens, fare, il Bologna farebbe un salto di qualità ancora maggiore rispetto a quello che già oggi è, perché oggi il Bologna già. Se il Bologna partisse con questa squadra oggi, no? Facciamo finta che non se ne va nessuno, già il Bologna sarebbe tanta roba. Ma se noi aggiungiamo quei due, tre massimo, perché poi troppi andrebbero a modificare troppe cose, due, tre massimo giocatori in questo Bologna qui, noi ragazzi faremmo bella figura anche in Champions. E quelli che dicono, come è successo ieri in alcuni commenti, l'importante è partecipare alla Champions. No, ragazzi, a me non mi trovate d'accordo, non mi trovate d'accordo. Io voglio fargli un mazzo così al Bayern Monaco, al Liverpool, voglio fargli fare brutte figure e dire no, non siamo i blasonati, noi siamo il Bologna. Voglio fare bella figura. Anche in caso di sconfitta io devo uscire che il pubblico avversario mi deve battere le mani. E il Bologna in questo è maestro.